Wahey, ben ritrovati dal vostro Andranink 91 in questo nuovo episodio di Deltarune. Continuiamo sul file master. E dopo che abbiamo visto che di qua ci sono dei pezzi di puzzle che devono arrivare a fine mese, io non l'avevo capito subito perché Hand Smith non è proprio una parola che tu tutti i giorni leggi, quindi ci ho messo un attimo a capirlo, però abbiamo capito. Roba di 15 secondi. Ok, e qui cosa abbiamo? Ok, è un riquadro di una porta, ma per qualche ragione non puoi vederci attraverso. Perché è solo un riquadro. È solo un riquadro. Vabbè. Oddio, laser ancora, basta, basta. Ma guarda un po' chi si vede. I pagliacci sono tornati in città. Beh, brutte notizie. Dall'ultima volta che mi avete visto, molti minuti fa, ho creato un nuovo team pronto a combattere per me e fermarvi. Neanche la ragazza viola può fermarmi ora. Oh oh oh! Siete pronti a essere ferma? Basta parlare. Oh oh oh! Cos'è quello? È la mia risata malvagia, paurosa, vero? Sembri solo un Santa Claus bambino. Tu vuoi dire tipo in un modo figo? Sta zitto. Senti come parte il team. Pensi davvero che tu sia spaventoso? Beh, io... Sbagliato. Amico, quelli che vogliono fare i duri come te mi fanno davvero perdere le staffe. Affronta la realtà. Tu non conosceresti la paura? Qui in realtà ho sbagliato traduzione, dovevo dire neanche se lei, la paura, ti prendesse e ti mordesse via la faccia. Quella era la traduzione esatta, mentre io ho detto un'altra cosa. Se la prendessero, anche se la prendessero e te la sbattessero in faccia. Questo non è vero. Oh, sicuro? Allora perché non ci proviamo? Cominceremo con la parte dove la tua faccia viene mangiata. Oh, ok, capisco. Grazie, ragazzina viola. Cosa? Grazie. È stato molto gentile da parte tua. Insegnarmi come essere cattivo. Che bella risata malvagia. Ehi, aspetta, io non volevo. E ora? Tu sarai spiaccicata. Buon Natale! Perché buon Natale? Così, all'improvviso. Beh, è un certo miglioramento. Una specie di Jigsaw Riz. Oh, Jigsaw Riz. Ok, pezzi di puzzle spiacenti. Però in teoria piangenti, potremmo dire. Ti bloccano la via. Allora, facciamo una cosa. Befriend. Con lui ci difendiamo che ci sale la... La difesa, i TP sarebbero tipo la mana. Hai appena alzato un dito e... Ok, hai vinto! Siamo amici! Barry, tieni duro, Barry! Wow, li ho evitati tutti quanti. Stanno cercando di calcolare quanto costerà questo mese. Ok. Difesa con te. Con Susi non posso fare nulla. Su si fa da sola fa. Ma voglio solo essere amico vostro. Perché? Va bene, no, act. No. Aspetta, allora, act, jig. Ok, befriend. Difesa. Ok, lei li ammazza tutti. Beh, Susi, posso capire che tu voglia fare le cose di fretta, però. Se me li ammazzi tutti. Oh, guarda, Chris, un altro puzzle. Oh no. Leggiamo le istruzioni. Ah, le istruzioni sono vandalizzate, sono illeggibili. Dice: voi folli, voi non troverete, voi non capirete mai ora. Rovinare le istruzioni è certo che è proprio contro le regole. Poi dice PS. Ah, postscriptum, io faccio le mie regole.
RK. Beh, questo spiega tutto. Perché non scaliamo queste, oltre questa recinzione con le punte? Ah, forse perché rimarremo impalati e moriremo? Figo, io lavorerò sullo scalare e tu sul puzzle. Fai del tuo meglio, Chris. Aspetta. Ah, ok. Ok, ho capito, facile. Mi ricorda molto Pokémon. Ehi, Chris, lascia perdere quando non te la senti più. Va bene, ma non ti preoccupare, va benissimo. Facilissimo questo. Allora? Wow, bel lavoro, Chris. Grazie. Dannazione, non mi impalerò. Oh, beh, andiamo. Chumps è tipo... tipo una... una parola per dire amici, compari. Ok, perfetto. Penso che non... dovremmo andare di là dove c'è il nemico, ovviamente. Questo non mi dice nulla. Ok, pensavo fosse tipo una specie di trappola. Aspetta. Dal basso, partendo dal basso, l'ordine delle nostre stanze nel castello delle carte. Certo, if you haven't... certo, se non ci sei stato non lo sai. Ok, non è che posso impararlo senza esserci stato, quindi... nulla, non è che ci posso perdere tempo, non lo so. Dobbiamo andare al castello delle carte e scoprirlo. Non ti voglio affrontare, dannazione. Ma in Under tutti quanti gli scontri bisognava fare? Perfetto, ok, qui... oh, andiamo al castello delle carte? Eh sì, ragazzi... quando vai nella luce tornerai dove sei venuto prima. Arca... aspetta, aspetta. Ho capito, ho capito. Perfetto, è fatta. Questa via qui invece... oh, 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 no, 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 no! Ponman Drunir? Non penso sia... ah, Lullaby. Ok, mi difendo così mi si alza il mana. Per la magia. Susie? È penalizzato? No, allora aspetta, posso risparmiarlo. Dato che sta dormendo. Ah no, aspetta. Ah, è debole, non è addormentato. Perfetto, e uno se n'è andato. Ma quanti danni prende Susie? Vabbè, morto. Aspetta, fammi un attimo curare Susie. Oddio no, ancora, sempre più difficile. È stato facile, è stato facile, davvero facile, sì. Ecco Lancer, il re di picche, credo. Quindi siete riusciti ad arrivare alla grande scacchiera. È a metà per arrivare. Ci sarebbe la metà. A metà strada per arrivare al castello. Impressionante. Quindi è un peccato che non ce la farete ad andare avanti. Perché io e i miei ragazzi stiamo per ridurvi in poltiglia. Di sangue, però. Molto sangue. Sangue che schizza da tutte le parti. Molto disgustoso e cattivo. Per questo hai portato un secchiello. Ehi, ragazzina viola! È stato spaventoso? Perché lo stai chiedendo a me? Perché tu sei davvero figa ad essere... cioè, addio... sei davvero forte... dato che è femmina non si può dire. Sei davvero forte ad essere terrificante. Voglio essere pauroso come te. Cioè, fare paura come te. Tu vuoi essere come me? Sì! Beh, è una cosa stupida.
Non ho risato, non è affatto male. E dire che ci avresti trasformato in sangue è figo. Ma che diavolo ci fai con quel secchiello in ogni modo? È per metterci sangue? Oh. Sì, io non... non voglio fare un disastro. Ad ogni modo, grazie per il tuo... feedback, per il tuo... per la tua recensione, chiamiamola così. Mi sento davvero pauroso. Nessun problema, credo. Quindi voi ci attaccherete o... Oh, sì! Ero così eccitato che mi sono dimenticato di farvi... di presentare... di portarmi i miei amici. Ma la prossima volta sarà la fine per... Ehi, vi ho sempre chiamato Clown, ma... voi avete un nome ufficiale o qualcosa del genere? Oh, Chris, dovremmo inventarci un nome. No, non dovremmo. Allora è deciso. Tutti quanti mettete un nome nel secchiello. Ok, quello che verrà estratto, appunto. Ok, tutti quanti hanno messo i loro nomi. La persona blu può scegliere. Cioè io? Dato che sembra uno a cui non importa. Crumpled paper. Knit paper. Laser labbra... knit paper, direi. Ok. Tu lo apri? The Legendary Heroes. Gli eroi leggendari. Gli araldi del divertimento e dell'amicizia. Amicizia. Oh, quello è mio! Vedi? Penso che sarebbe un nome perfetto. Perché noi siamo amici. Che hanno tipo... che si divertono un sacco. Ok, primo. Cavolo! Che nome lungo, amico! Secondo, cosa penseranno i nostri nemici? Dovremmo essere... che siamo tipo amici con loro? Chiamiamone qualcosa di più corto, intimidatorio, qualcosa di pungente, qualcosa di figo. Tipo cosa? Beh, sai, per iniziare, che ne dici di solo... la gang divertente? Sì, sai, tipo ci concentriamo sulla parte divertente. È perfetto! Beh, ci vediamo, gang divertente! Oh, osmos my after... ah, devo prendere... devo, aspetta, assimilare tramite osmosi il mio latte del pomeriggio? Cioè, dico tramite osmosi perché osmosare non è una parola. Quindi tramite osmosi dico. Il potere della gang del divertimento brilla in te. Va bene, andiamo leggermente più avanti. Qualche altro... oddio, no, 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 no. Cos'è? Ok, ho capito, è facile. Una volta che lo capisci è facile, devi solo aspettare che si illumini e poi passi. Ok, ecco un altro che ci insegue. Due, tre, qualcun altro? Un pochino tanti erano, eh. Vabbè, se n'è andato. Oh. Perché mi sembra di conoscerlo quello? Non avere paura, noi a differenza dei Pawnmen, delle pedine, possediamo facoltà di decidere le nostre azioni. Io, Mr. Society, sono un'intelligenza troppo avanzata per inchinarmi al potere di un tiranno. A meno che non me lo chieda. È veramente pauroso, sai? Ma questo perché non mi parla? Ah, ok, questo mi parla invece. Il mio nome è Mr. Elegance. Queste sono le mie narici, non i miei occhi. Però posso comunque vederci fuori. Sembravano gli occhi, effettivamente. Beh, ho salvato, ma risalviamo ancora? Vediamo un po'. Eccolo ancora qua, Lancer. Oh, oh, oh! Where step on my boots? Mi avete cambiato sui piedi? Guarda, cioè, praticamente mi avete raggiunto, non so. Alcuni modi di dire non li conosco. Guarda un po' se non è l'amichevole fangang. Ma perché? Chiamala in inglese, friendly fangang, è più facile, mi viene più naturale. Voi dovevate andarvene finché potevate. Lancer, che cosa c'è stavolta? Oh, 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 vi sto semplicemente avvertendo. Qualcosa di estremamente pericoloso si trova davanti a voi.
È davvero inconveniente? È sconvenevole? Qualcosa di sconvenevole. Io non posso andare a casa da solo perché sono spaventato. Oh, cos'è allora? Oh, ehi, amichetto! Quello! Quello è ciò di cui hai paura? Wow, ragazza viola! Tu non sei spaventata? Perché dovrei? Cosa ci farà? Ah, beh, normalmente. Schiaccia le persone a morte, credo. Boh. Inchiniamoci. Si inchina anche lui, perde la corona e torna piccolo. No, lose a little? Non ho capito. Ecco, Chris, se riusciamo a fargli togliere la corona, dovrebbe tornare ad essere piccolo. Susie, aiutaci a piegati anche tu. Nah, la corona cadrà da sola. Quando distruggerò questo piccoletto? Non è caduta. Wow. No, cattivo. Non si fa. La corona è 15% di perdita. Cioè, sta per cadere al 15%, insomma. L'inglese non è proprio particolare tradurre bene certe frasi, eh. Heal prayer su me stesso. Non serve che faccio. Che mi curo ora. Bene, è andato. Hai vinto, 0 punti esperienza. Bene. Noi ce l'abbiamo fatta? Wow! Voi pagliacci siete davvero degli eroi! Avete salvato i miei prossimi 20 minuti di vita. Sì, sono proprio forte, eh. Susie, non per dire che non contribuisci, ma tu non hai aiutato per niente. Hai solo fatto diventare le cose più difficili attaccandolo. Se tu ti fossi mostrata più carina, avremmo evitato l'intera battaglia. Eh? Cioè, davvero? Quella cosa aveva voglia di sangue. L'unica cosa che lo teneva lontano era la mia ascia. E prima hai terrorizzato quelle truppe. Quei tipi erano dei nemici. Sono fatti per essere terrorizzati. Sì, ha ragione. E prima di quello hai mangiato quella torta di quell'innocente persona. Torte sono anche loro mie nemiche. Susie, che ti piaccia o no, tu sei un eroe. Un eroe col potere di portare pace e il futuro. Quindi puoi per favore iniziare ad agire come eroe? Beh, se me lo dici in questa maniera, sono stato un eroe davvero cattivo. Va bene, Ralsei. Come vuoi. Cambierò i miei modi di fare. Da adesso in avanti non sarò più un rifiuto di eroe. Me ne andrò con i cattivi. Davvero? Quindi tu sarai nel mio team? Sì! Sembra molto più facile, onestamente. Susie, tu non puoi. Zitto! Toothpaste boy, cioè ragazzino dentifricio? Perché ragazzino dentifricio? Yeah, toothpaste boy. Dentifricio. Ma perché dentifricio? Ci faremo delle giacche monogrammate? Praticamente con un simbolo per riconoscere il loro gruppo. E pigiama party, dove ci diremo i nostri segreti. Sì? Ad ogni modo, non ci vediamo più, ragazzi, eh? Se potete vivere tanto a lungo. Chris, credo che non ci sarei dovuto andare così duro su lei. E invece dovevi. Mi preoccupavo solo che Susie fosse troppo ansiosa di combattere. E poi. Beh, cerchiamo di essere buoni con lei, ok, Chris? Sono sicuro che Susie tornerà con noi prima o poi. Sì, lo spero anch'io. Il fogliame è fitto sopra la tua testa. Il potere della foresta brilla in te. Wow, che episodione! Quindi Susie se ne va con i cattivi. Che bello.
Mi sento molto più al sicuro ora. Va bene, Cuggio, questo video termina qui. Ad ogni modo, vedremo se Susie poi tornerà oppure resterà con i cattivi. Per ora se n'è andata con i cattivi. Io però vi ricordo che in descrizione trovate sempre link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!